comunicazione dell'assessore Monni oggi si dà avvio formale alla stesura del nuovo piano dell'area, nuovo piano dell'area che deve, come da raccomandazioni da più parti arrivate in aula, superare le emergenze come quelle che abbiamo visto nella piana della Lucchesia o di Pistoia legate per esempio ai caminetti, un piano dell'area che deve tenere al centro del proprio pensiero, del proprio obiettivo la salute dei cittadini, non in termini emergenziali ma di prevenzione, di tutela della salute, facendo anche un passaggio davvero culturale con i cittadini che devono comprendere che ogni piccola azione da parte nostra concorre a avere area più pulita e quindi la salute sarà sicuramente migliore. È evidente che nel piano dei rifiuti deve essere contemplato anche tutto quello che parla di distretti industriali, di grandi insediamenti industriali che devono in qualche modo attivare tutte le azioni che nel piano della qualità dell'aria saranno previste. Insomma, passare da un chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati a davvero attivare un percorso culturale con l'amministrazione, con i cittadini, perché in questa regione non si incorra più nelle infrazioni ma si curi la qualità dell'aria per il rispetto di chi abita in questa meravigliosa Toscana. Lo dobbiamo alla Toscana, alla bellezza, al territorio, lo dobbiamo ai nostri cittadini. Sì, abbiamo sostenuto la proposta della nostra assessora Monni rispetto a un piano che mette in evidenza come la qualità dell'aria in Toscana sia migliorata, ci sia un trend positivo, servono le politiche attuate da parte della Regione per migliorare anche nei contesti urbani più complessi. Due sono elementi di criticità nell'area di Lucca, nell'area di Firenze, ma che trovano un elemento di grande miglioramento grazie anche alle politiche fatte dalla Regione Toscana, un incentivo a lavorare in sinergia con la comunità europea, quindi rispetto alla possibilità di intervenire in maniera puntuale facendo presenti anche le peculiarità di alcuni territori toscani, e su questo abbiamo sostenuto una risoluzione votata a maggioranza da parte della nostra coalizione che governa la Regione Toscana, Italia Viva e Partito Democratico. L'informativa che è stata presentata oggi potrebbe essere la replica di quella che ci è stata fatta 5 anni fa. I passi avanti sono stati pochi, timidi e probabilmente legati più che altro al cambiamento di abitudini che hanno avuto le persone durante il periodo Covid. Quindi o le risorse non sono state ben impiegate o le azioni che sono state messe in campo non erano giuste o non erano a sufficienza. In ogni caso c'è una grande responsabilità di questa regione se ancora oggi nell'agglomerato fiorentino e nella piana del Pistoiese si assiste a degli sforamenti continui che mettono l'Italia e nello specifico in questo caso la Toscana in procedura di infrazione. Negli atti che abbiamo presentato abbiamo chiesto innanzitutto maggiore attenzione su tutti gli aspetti del monitoraggio e sul maggiore finanziamento di tutte le risorse che sono adatte per ridurre queste emissioni e quindi maggiore trasporto pubblico, maggiore intermodalità, e questo ha molto a che vedere anche con il trasporto pubblico urbano, soprattutto nell'area fiorentina. Oggi è avviato in Consiglio regionale con l'informativa il processo per portare al nuovo piano della qualità dell'aria, che essendo un piano di pianificazione del territorio necessariamente ha un percorso molto lungo, esattamente come quello del piano regionale di sviluppo, esattamente come il piano dei rifiuti. Si fa le cose all'incontrario in Toscana, prima si è intervenuti mesi fa con una legge molto dura nei confronti dei comuni, perché di fatto si è scaricato sui comuni stessi l'obbligo dell'accatastamento degli impianti e in particolar modo i controlli, prevedendo anche il diritto di rivalsa, ovvero sia il diritto della regione di scaricare sui comuni stessi i costi dell'eventuale condanna che il governo italiano dovesse scaricare a sua volta sulla regione toscana per la situazione e di Firenze, l'inquinamento in modo particolare dovuto come da centralina di Viale Gramsci all'inquinamento dai veicoli, oppure la piana Lucca, Pisa, Valdarno per quanto riguarda soprattutto l'inquinamento derivante dalle biomasse. In entrambi i casi i bandi fatti in questi anni da parte della regione toscana non hanno sortito effetti e sono mancati gli investimenti sulle infrastrutture per ridurre l'inquinamento. Io ho fatto una breve cronologia dove l'Italia era stata sanzionata nel 2014 e 2015. La Regione Toscana
ha istituito una commissione, un coordinamento fatto da tantissime persone, diciamo, che potevano in qualche modo darci delle informazioni e salvaguardare determinate situazioni negative. In realtà, questo nel 2017, nel 2020 e nel 2022 arrivano altre due sanzioni della Corte Europea di Giustizia. Una per la piana lucchese e una per la zona Prato-Pistoia per quel che riguarda il PM10 e per quanto riguarda il biossido d'azoto per quel che riguarda l'agglomerato di Firenze. Ora io mi domando che nelle nostre note il quadro sanitario è una lettera di intenti e basta, cioè c'è scritto ben poco, per cui al di là di quello che dice l'assessore, che sembra vogliano fare qualcosa, in realtà per ora quello che è scritto è veramente solo una lettera di intenti. Dunque la Lega durante la commissione quarta congiunta alla seconda ha preso atto che le due presidenti, la presidente De Robertis e la presidente Ugetti, hanno incontrato Confindustria, esponenti di Confindustria, sul tema, senza che ne sapessimo niente, e alla nostra richiesta di poter dar luogo all'audizione dei rappresentanti di Confindustria in sede delle commissioni, proprio per permettere a tutti di condividere le considerazioni e le valutazioni di questo importante punto di riferimento, ci è stato negato. Abbiamo ritenuto questo un fatto estremamente grave. L'articolo 31 bis che è stato inserito nella normativa di fatto è un metodo per derogare alle leggi che la Regione Toscana stessa ha fatto, quindi di permettere di nuovo di fare delle estrazioni arrivando fino al 30% della quota prevista precedentemente nelle cave che già da 5 anni sono state dismesse perché hanno raggiunto il loro obiettivo. E tutto questo, lo scopo ufficialmente, è per riuscire a trovare il denaro per la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza. Denaro che doveva già essere trovato durante la vita della cava stessa, anche perché ha prodotto nel frattempo utili alle aziende, alle ditte che hanno lavorato all'interno di queste cave. E invece adesso, diciamo, con questo escamotage normativo si ritrovano ad essere riattivate. Questo troviamo che sia grave come comportamento da parte della Regione Toscana, perché in pratica sconfessa se stessa e soprattutto sconfessa tutti gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente e al cercare di considerare la risorsa lapidea come qualcosa che andrà a esaurimento. Il fatto che si parli di coltivazione dei siti estrattivi, per esempio, secondo me è gravissimo perché è un inganno lessicale, perché tutti vediamo quelli che sono i risultati dell'attività intensa di estrazione nelle nostre montagne. E crediamo che invece la Regione Toscana debba guardare maggiormente agli aspetti appunto ambientali piuttosto che pensare soltanto agli aspetti economici, che sembrano invece essere l'unico modo in cui le nostre montagne vengono rappresentate. Ma per noi è una norma molto positiva che abbiamo votato, un progetto al quale lavoravamo da mesi, un impegno della maggioranza assunto in maniera condivisa, che dà una prospettiva di sviluppo a molte aziende in un momento importante dove c'è da fare tante opere pubbliche e non solo, dove c'è da fare molti interventi, ma nello stesso tempo mette a reddito degli interventi che rischiavano, diciamo, di essere diseconomici, e dà una risposta all'economia, allo sviluppo e soprattutto alle dinamiche imprenditoriali, quindi richiesta dai territori e quindi, diciamo, sostenuta con forza anche dal nostro partito. Rimane un po' anacronistica, diciamo, punto di vista molto ideologico dei 5 Stelle, che contrari a tutti anche su questo aspetto vorrebbero, diciamo, un immobilismo che la Toscana sicuramente in un contesto sociale, economico come quello attuale ovviamente non può permettersi. No, noi non l'abbiamo approvata, ci siamo astenuti perché non ci abbiamo visto chiaro né dal punto di vista della situazione attuale dei siti estrattivi in Toscana né rispetto all'andamento di questa proposta di legge, che era emersa a novembre in commissione, poi è scomparsa, è riapparsa
dopo sei mesi accompagnata da un paio di emendamenti del PD che hanno eliminato i siti estrattivi di materiali pregiati come i marmi ed altri dalla ulteriore possibilità di riqualificazione ambientale che la norma prevede, e inoltre non ci è sinceramente piaciuto il modo attraverso il quale la maggioranza ha fatto muro rispetto a emendamenti dell'opposizione che tendevano a chiarire il contenuto della norma, che peraltro è discutibile in alcuni passaggi. Allora, la proposta 148 prevede di creare una nuova tipologia di siti estrattivi, sono i siti da recuperare. Praticamente, lo dico in maniera molto semplice perché l'argomento è molto complicato e credo che i nostri ascoltatori siano più interessati al ripristino del paesaggio che la norma prevede rispetto ai tecnicismi ad essa legati. Ci sono tutta una in Toscana tanti siti che sono stati abbandonati e sui quali non è stato fatto il ripristino ambientale che, seppur previsto, per mille cause, fallimenti, recessi da contratti, per mille motivi che non sto qui ad analizzare, sono rimasti lì come sono. Passando per l'autostrada ne vediamo moltissimi anche nei nostri territori. Abbiamo introdotto una norma secondo la quale i comuni possono fare richiesta di autorizzare l'estrazione all'interno di questi siti che sono non più attivi per un massimo del 30% rispetto al volume che era stato autorizzato con l'ultima autorizzazione, comunque non superiore ai soldi, diciamo così, che costerà il progetto di ripristino. Banalizzo, se ripristinare una cava costa 5 milioni e il 30% della commercializzazione del materiale estrattivo è 7 milioni, comunque non si potrà concedere la possibilità di estrarre più di quanto l'azienda che chiede questa cosa spende per ripristinare quel sito. L'atto che abbiamo presentato è un atto a sostegno dei temi contenuti nell'informativa del Presidente Giani, un atto fortemente voluto dal Presidente del gruppo PD Vincenzo Ceccarelli e sostenuto e sottoscritto da altre colleghe e colleghi. In questo testo, oltre a evidenziare l'apprezzamento per l'iniziativa della Giunta, si mettono in evidenza anche altri due elementi. Uno, la questione legata al monitoraggio che noi auspichiamo possa avvenire di questa intesa, di questo lavoro che nascerà dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa e che noi proponiamo possa attestarsi all'interno delle attività della Commissione Politiche Europee. E poi un richiamo per dirla meglio, un auspicio che l'Europa, l'Unione Europea, possa avere sempre un peso maggiore negli sforzi per arrivare a una conclusione della guerra originata da una inaccettabile e ingiustificabile invasione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina. A noi come Fratelli d'Italia fa piacere che la Regione Toscana abbia deciso di stipulare questo protocollo d'intesa con la Regione di Kiev. Ci fa piacere principalmente per un aspetto, per il fatto che vi sia scritto a caratteri chiari che la finalità è stabilire una collaborazione duratura con la Regione di Kiev. Cosa significa? Significa che non è un protocollo figlio dell'emergenza dovuta alla guerra, dovuta alla situazione bellica, ma è invece una volontà di riprendere quelle relazioni che storicamente la Toscana dei Medici, Firenze, hanno da sempre avuto con Kiev, con quella parte d'Europa che guardava verso est, e quindi la volontà di ricreare una collaborazione partendo da lì, una collaborazione basata su aiuti e rapporti in ambito sociale, in ambito sanitario, ma anche in ambito commerciale. Quindi ci auguriamo che quella fase post-bellica, che speriamo arrivi quanto prima, possa vedere la Toscana protagonista anche da un punto di vista commerciale ed economico. La ricostruzione di un paese è un'occasione per i nostri operatori per portare in Ucraina, in questo caso nella regione di Kiev, il nostro know-how, i nostri imprenditori, i nostri investitori, è accaduta generare un guadagno, un vantaggio, un aiuto economico anche per le aziende della Toscana.
L'auspicio è che tutto questo avvenga in sinergia con il governo nazionale e non in concorrenza, ma siamo sicuri che il presidente Gianni saprà rapportarsi con chi di dovere a Roma. Dal punto di vista politico trovo incredibile che all'interno di questo documento non venga fatto un ampio preambolo sul ruolo che la Regione Toscana può avere all'interno dell'Oblast di Kiev, ma non soltanto, per la promozione della pace e di un percorso diplomatico alla soluzione di questo conflitto che sta vedendo morte e distruzione in Ucraina, ma non soltanto e soprattutto minaccia alle fondamenta quella che è la sicurezza, il benessere e la pace di tutta l'Europa e non soltanto. Questo è un aspetto politico che mi ha molto colpito, mentre invece soprattutto il Partito Democratico può e deve fare di più per la promozione della pace, invece che con l'invio armi come è stato invece fatto a livello nazionale. Sotto l'aspetto istituzionale e amministrativo c'è da dire che è impensabile riuscire a fare cooperazione internazionale laddove non si è nemmeno inserita l'azione su Kiev all'interno della propria programmazione e soprattutto con delle risorse che sono di 440.000 euro per l'annualità 2023 che si riducono a 60.000 nel 2024 e questo non per il protocollo ma per tutte le attività internazionali. Quindi la Regione Toscana deve innanzitutto decidere se la cooperazione internazionale è ancora un argomento di suo interesse e mi sembra di aver capito di no. In secondo luogo, per un protocollo che deve arrivare al 2025 e soprattutto in una situazione in cui gli attacchi continuano e che in 15 mesi di combattimenti hanno visto 1.000 attacchi alla sanità ucraina, io credo che non sia accettabile di poter pensare che i primi punti che sono stati previsti all'interno di questo protocollo siano lo sviluppo economico, l'imprenditorialità e i rapporti commerciali. Quando ancora stiamo parlando di Medevac, quando ancora stiamo parlando di persone che hanno bisogno di ricorso alla sanità e che devono essere portate all'estero, doveva essere un protocollo interamente incentrato sulla sanità e sul sociale, mentre invece non è né più né meno che un protocollo quasi copia e incolla di come se ne vedono per altri paesi o altre città in periodo di pace. Sembra quasi non voler registrare l'incredibile situazione in cui l'Europa si sta trovando con questa drammatica guerra. Sembra quasi un protocollo qualunque. Ecco, questo per me è preoccupante perché denuncia che la cooperazione internazionale e quella sensibilità a quelle che sono le vere esigenze della popolazione ucraina a oggi non è avvertita appieno dal Presidente della Giunta, che dal 25 maggio a oggi ha stilato un protocollo che sarebbe validissimo in tempo di pace se solo avesse le risorse e soprattutto se Kiev in questo momento non fosse drammaticamente sotto i bombardamenti.